Ciao Bimbi! Oggi continuiamo il lavoro sui numeri e sulle quantità. Vi abbiamo inviato una canzone che si intitola C'era una volta un prato. Credo che l'abbiate ascoltata. Adesso è arrivata l'ora di spiegarvela un pochino, proprio come facciamo a scuola. Leggiamo il testo della canzone e vediamo cosa ci dice. C'era una volta un prato. C'era una volta un prato, tutto verde e molto animato. E su quel prato c'era un gatto che camminava di soppiatto. C'erano due bruchi felici che erano grandi amici. C'erano pure tre coccinelle che sembravano tutte gemelle. Ecco qua, adesso vi presento. Un gatto che cammina sul prato, i due bruchi amici ed arrivano anche le tre coccinelle gemelle. Andiamo avanti. C'erano pure quattro grilli che avanzavano a saltelli, cinque talpe con gli occhiali che non vedevano gli altri animali. C'erano anche sei apine che volevano essere regine. C'erano sette ranocchiette che nel canto erano perfette. Allora, continuiamo un po' con i nostri amici animali. Quattro grilli che saltano. Cinque talpe con gli occhiali, sei apine che volevano diventare regine e ancora sette ranocchiette che cantano. C'erano otto farfalle che erano sempre più belle, c'erano nove chioccioline che strisciavano vicine vicine. 10 erano i moscerini che ronzavano sui fiorellini. C'è da dire che quel prato era molto, ma molto animato. Poi, quando il sole calava, tutti andavano a dormire. E nel prato buio, buio e nero, gli animali ne restavano zero. Gli animali ne restavano zero. Mi è piaciuta? Allora, adesso cos'è importante imparare di questa canzone, di questa filastrocca? I numeri. Adesso continuiamo a farvi vedere i personaggi. Allora, i nostri amici animali. Otto farfalle colorate, nove chioccioline in fila, guardate un po', e 10 moscerini sui fiori. Adesso, dopo aver letto questa canzone, bimbi, dovete pensare un po' a quello che vi abbiamo letto. Quindi, che cosa vuol dire un prato animato? Cosa vuol dire? Che ci sono tanti animaletti, c'è tanta vita, che gli amici animali facevano tante cose. Questo vuol dire animato. E poi dobbiamo un po' pensare, quale animale c'era sul prato? Sicuramente avrete già risposto. I bruchi, erano quanti erano i bruchi? Mi sembra fossero due, vero? Erano due ed erano amici o erano nemici? Proviamo a fare poi tutti i numeri con le dita, proviamoci, eh? E cosa sembravano le tre coccinelle? Erano diverse o erano? Vi ricordate? E poi come si muovevano i grilli? Camminavano o... Mi fate vedere cosa facevano? Provate a farlo. E ancora, le talpe cosa indossavano? E perché? Qual è il problema delle talpe? E poi ancora, cosa volevano diventare le sei apine? Mentre, qual era la specialità delle ranocchiette? In che cosa erano brave? E ancora, c'erano otto farfalle. Come sono le farfalle? Mentre le chioccioline, quante erano le chioccioline? Ed erano tutte in, pensateci un po', e infine c'erano tanti moscerini, ma proprio tanti, eh? Ci servono tutte le due le mani per farle. 10 moscerini che volavano sui fiorellini, che ronzavano sui fiorellini. E come finisce questa canzone, questa storia? Quando diventa buio, tutti gli animaletti che cosa fanno? Vanno a dormire e quindi gli animali ne rimangono quanti? Zero, zero.
Quindi niente, nulla. Mi raccomando, questa canzone è bella da ballare come facciamo qui a scuola. Quindi quando ci dice cosa fa il gatto che cammina di sul piatto, proviamo, oltre a ballarla, quello che diciamo noi, a drammatizzarla. Cosa vuol dire? Che diventiamo degli attori e imitiamo un po' quello che fanno gli amici animali di questa storia. Il gatto cammina di sul piatto. Poi i bruchi erano amici e felici, quindi saranno vicini a giocare. Tre coccinelle tutte uguali. E ancora i quattro grilli che saltellavano, le cinque talpe con gli occhiali che non vedevano bene cosa avevano davanti. Potete divertirvi a giocare a casa con la mamma, papà, i nonni, le babysitter, i vostri fratelli, le sorelle, insomma, e diventa molto molto divertente.